Ciao a tutti, istruzioni per l'uso, come postare sulla bacheca di Radio Londra uno dei nostri contenuti musicali. Per far questo abbiamo bisogno del sito web di Audiopal, quindi apriamo il nostro Explorer o il nostro Firefox e spostiamoci sull'indirizzo che vedete qui in alto, www.audiopal.com/editor.html. Si aprirà questa videata dove trovate delle icone da poter selezionare. Brevemente, quella del telefono serve per poter registrare un messaggio telefonicamente, ma non è assolutamente né conveniente né decente come qualità. Il tastino T, la seconda icona, serve per digitare un testo che poi una voce sintetizzata esprimerà per noi, registrerà per noi. Il microfono invece è quello che ci dà più grosse soddisfazioni perché ci permette di registrare le nostre ignobili voci e di farle poi risentire a tutti. La cartellina serve per salvare su Audiopal un file MP3 che già abbiamo sul nostro computer. Concentriamoci sul microfono. Quando attiviamo il tastino del microfono ci si aprirà questo piccolo spazio in cui leggete scritto Record using your computer mic, che significa registra usando il computer del tuo microfono. Quindi ricordiamoci di collegare e attivare il microfono prima al computer e di fare anche qualche prova in cuffia per vedere se effettivamente la nostra voce arriva. A questo punto possiamo cliccare sul tasto Record, che ci permetterà 60 secondi di registrazione della nostra voce. Durante la registrazione il tasto record diventa un tasto stop, perché se vogliamo smettere prima dei 60 secondi lo possiamo fare tranquillamente. È anche possibile riascoltare quanto registrato con l'attivazione dei tasti di preview che ci sono nello spazio sotto. Quando terminiamo la registrazione, o per scadenza del tempo o perché abbiamo premuto il tasto stop, il sistema ci fa aspettare qualche secondo perché deve registrare nei propri archivi la nostra composizione. Dopodiché ci chiede se vogliamo riregistrare se non siamo soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto, e per far questo dovremo schiacciare il tasto Re-Record, oppure se siamo soddisfatti della nostra produzione e quindi in qualche modo vogliamo acchiapparla al volo, ci spostiamo sotto nello spazio email address, digitiamo il nostro indirizzo di posta elettronica e poi clicchiamo finalmente sul tasto Gedit, che appunto significa acchiappalo. Se tutto è andato a buon fine riceveremo questo messaggio di conferma che ci avvisa che un'email è stata inviata al nostro indirizzo. Clicchiamo su OK e a questo punto dobbiamo spostarci nella nostra posta elettronica, quella corrispondente all'indirizzo email che abbiamo messo sotto. Nel mio esempio vedrete una videata di Hotmail. Nella vostra posta elettronica cercate l'ultimo messaggio inviatovi da Audiopal. Apritelo. Di tutto quello che c'è scritto nel messaggio inviatoci da Audiopal non ce ne importa una cippalippa. L'importante è cliccare sul link dove c'è scritto Click Here. A questo punto si aprirà un'altra pagina web o un'altra scheda del nostro browser internet che ci permetterà di riascoltare il lavoro fatto, perché ancora una volta ci dice: ma siete proprio sicuri che lo volete postare? Pensateci bene, pensateci bene. Bene, ma siccome noi siamo testardi, vogliamo postarlo, allora diciamo al sistema su quale sito di condivisione vogliamo postarlo. Nel nostro caso ovviamente Facebook. Clicchiamo dove c'è scritto Facebook. La maschera cambierà e ci presenterà questo tastone dove c'è scritto aggiungi all'account. Dovremo cliccare lì, proprio lì. Ecco, a questo punto ci verrà presentata prima una maschera di Facebook tipica, quella che utilizziamo quando vogliamo condividere qualcosa su una pagina di Facebook. Non dobbiamo ancora attivare il tasto condividi perché a questo punto il link Audiopal widget che c'è dentro andrebbe a finire sulla home e noi non vogliamo questo.
clicchiamo invece sul link con la bustina dove c'è scritto in alternativa invia come messaggio. La finestra cambierà forma e si trasformerà nella consueta finestrina con la quale ci scambiamo normalmente i nostri messaggini privati così carini. Inserite il vostro nome, mandate a voi stessi il messaggio, non vi sbagliate, non lo mandate a me, e inviate a voi stessi il messaggio cliccando su invia messaggio. A questo punto avrete la conferma che il messaggio è stato inviato. Recatevi nella vostra posta di Facebook. E ho verificato che forse è meglio uscire un attimo da Facebook, da Explorer, e rientrare nella propria posta di Facebook. A questo punto potreste trovarvi di fronte a diversi messaggi audio PAL, se già avete fatto più volte la stessa operazione, quindi è buona norma scegliere l'ultimo. Aprite l'ultimo messaggio giuntovi da audio PAL, passando col mouse senza cliccare sulla scritta audio PAL widget, vedrete che si illuminerà in giallo una scritta lunghissima. È proprio quello il link che dobbiamo catturare. Per catturarlo dobbiamo azionare il tasto destro del mouse, lo vediamo nella prossima slide. A seconda che abbiamo Firefox oppure abbiamo Internet Explorer, dal tasto destro del mouse dobbiamo scegliere o copia indirizzo oppure copia collegamento. In questo modo, diciamo così, che abbiamo catturato all'interno del mouse l'indirizzo che ci serve, il link che ci serve. A questo punto ne vedrete delle belle, perché finalmente arriviamo sulla bacheca della extra super mega galattica Radio Londra, e nello spazio dove c'è scritto scrivi qualcosa clicchiamo sull'icona che permette di inserire un link. Incolliamo con il tasto destro del mouse il link che avevamo catturato nell'apposito spazio. Clicchiamo sul pulsantino Allega. Aspettiamo qualche secondo. Poi nello spazio per il messaggio aggiungiamo il testo che ci piace. Così giustamente, come è stato detto in questi giorni, mettiamo il titolo della nostra rubrica o quello che ci pare. E finalmente clicchiamo su Condividi. Ci possiamo anche asciugare la fronte perché adesso ce l'abbiamo fatta.